E a questo punto, raga, andiamo anche direttamente con un bel match online. Frieza contro Broly. Let's go. Allora, ci piacciono queste carte, eh? Bella domanda, avrei dovuto guardarmele, però considerando che ce ne ho 4 uguali, magari le cambiamo. Ok, per forza di cose queste ce le teniamo tutte, tra l'altro roba che costa tantissimo. No good, parte l'avversario, quindi abbiamo un'energia, un energy marker di vantaggio. Vabbè, nel frattempo che l'avversario pensa... Ok, scegli una carta delle tue opponents battle card e switchala in rest mode. Quando entra, lui non fa niente. Qua scegliamo una delle opponent carte in rest mode con costo di 3 o meno e la mandiamo KO. Allora, dobbiamo mettere energie. Direi che mettiamo questa come prima energia, visto che ne abbiamo due, visto che non c'ha carte in rest mode, non c'ha carte in generale. Ok. A questo punto non so quanto senso abbia iniziare a giocare. 15.000, io gli sparo un attacco e vediamo se butta via qualcosa. Cilai, costi un'infinità, direi che mi sta ben utilizzarti. Vediamo se l'avversario può pararsi. No, decide di non fare assolutamente niente. Ma quanto sei bello, Frieza! Ma raga, ma che meraviglia, che goduria! E possiamo eventualmente giocare qualcuno di loro. Ma vi dico, lo metto semplicemente in campo. A questo punto attacco pure con lui. Vediamo se risponde. A sto giro... No. Nope. Altro punto vita in meno. Bene. A posto così. Terminiamo il turno. E nuovamente no. Frate, ma... vuoi anche giocare così? Non ti obbligo, eh? Allora, mettiamolo in charge. Poi potremmo calare lui, che è semplicemente un 25.000. Lui invece può farci aggiungere una carta dai punti vita quando attacchiamo e switchare una carta avversaria in rest mode, ma il nostro avversario non gioca e quindi c'è un gran poco da fare. Direi giochiamo lui in modo che non dobbiamo pagare 3 energie, non ci buttiamo via l'energy mark. A questo punto, raga, io attaccherei nuovamente. Vediamo se intende fare qualcosa. Sì, mi sacrifico uno per pescare. E mi sta bene così. Vediamo se scomba. Scomba, più 20.000. Ok. Ok, ok. Attacchiamo anche con Frieza. A questo punto potremmo scombarci lui che mi dà 10.000, ma sì, dai. E qua infliggiamo con la nostra supernova. Un punto vita in meno. Let's go. Ho una sola energia, basta così. Oddio, in realtà potrei anche provare un attacco con lui. Facciamolo, raga. Vediamo se si butta via qualcosa per pararsi. Lo fa, ok. Perfetto, prego Broly. Broly sta pensando un sacco. Voglio utilizzare qualcosa?
Quando ho messo KO pesca uno, no, però anche un blocker vorrei tenerlo. Scombiamo con Frieza. Perfetto, parato in pieno. Tocca a noi, raga, io metterei via questa nella charge. Perché non c'ha non gioca il nostro avversario, quindi usiamola come energia a questo punto. 4 su 4, possiamo calar Pui Pui. Ma non ancora il nostro bellissimo Golden Boy. Ok, ci abbiamo lui che fa il blocker, perfetto. Direi che attacchiamo. Attacchiamo con lui e scombiamo con un limo. Vediamo se si para. No, il nostro Oppo è qua per vedere il suo Broly massacrato pian pianino. Attacchiamo anche con lui. Addiamoci una carta, why not? Shizami! Shizami, bellissimo! Lo terrei. Ma sì. Vediamo se butta via carte per proteggersi. Lo fa, ok. Attacchiamo anche con Limo. Anche qua puntiamo a fargli buttare via roba. E lo fa. E lo fa. Perfetto. Ok, lui direi che ce lo teniamo attivo perché è un blocker. Va bene così, fine turno. Nel prossimo potrò finalmente calare Golden Boy. Double Strike, cos'è? Infligge 2 danni al posto di uno quando attacca. Ci piace, raga. Ci piace, raga. È strapieno d'energie. Va bene. Ok, mi sa che si è awakenato Broly. Mi sa che si è arrabbiato Broly. Fatemi vedere cosa che si è guadagnato. Allora, una volta per turno, piazza una carta dall'energia nella tua drop e peschi uno. Dopodiché questa carta guadagna 5000 per il turno, va bene. Va bene, va bene. Lui deve arrivare a quanto per potersi awakenare? Allora, ci sta attaccando blocker. Non c'ha nessuno. Ah, ok, ok. Possiamo virare l'attacco su di lui. Perfetto. E a questo punto direi che possiamo anche giocarci. Lui sembra un po' più scarso. Para! Para tutto! Qui! Perfetto, tocca ancora a noi e possiamo finalmente mettere la nostra quinta energia! Calare l'asso! Eliminare l'Energy Mark Golden Boy sul campo di battaglia. Allora, se attacco con lui gli infliggo 2. Ok, dovremmo aver vinto, raga. In teoria. In teoria. Direi che posso scombare con lui. 10.000 ci piacciono. 35.000. Buttiamoci anche Shizami e vediamo di fargli tanto male, raga.
devi pareggiarmi un 55.000, anzi superarlo per non prendere danni. Bene, meno 2. Pam pam, double strike. Si chiamava così, sì, double strike. E a questo punto attacchiamo pure con lui che è abbastanza grosso. Confermo. No. Scombiamo. E siamo a posto così, direi. Cioè, in realtà questo lo può pareggiare easy, infatti. Questo può pareggiarlo e superarlo easy. Ok, non intendo attaccare con nessun altro. Siamo comunque messi abbastanza bene, raga. A meno che ora non ci ribalti totalmente la situa. Ecco, questo può essere tipo problematico. Questo sembra grosso. Entra e mi spacca così uno. Il Golden Boy, tra l'altro, tanto, tanto, tanto agognato. Han fame. Attacca su di lui, posso bloccare. Giriamo l'attacco di qua, non che sia utile effettivamente come cosa, però... Sì, no, non intendo scombare. E ci peschiamo uno. Ok. Fai qualcosa? Sulla giocata peschi uno, va bene. Puoi essere degno, utile. Certamente, Broly. Certamente, Broly. Non intendo scombare, direi di no. Sarebbe totalmente useless. Pam 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 pam. Sciolto pure lui, rip. Allora, bene ma non benissimo. Possiamo evitare di mettere carte come energie. Giochiamo lui per pescare uno principalmente. Interessante. Interessante lui. A questo punto giochiamo anche Frieza, giusto per avere un body in più in campo, e proviamo a infliggere danno. Proviamo a infliggere danno, raga. Uno, due, let's go, pompati! Vediamo se si butta via tutto per salvarsi. Ok. Ok, non è andata bene quanto speravo. Facciamolo per pescare principalmente. Però, wait, posso pomparmi di quanto? 10.000, lo faccio! Lo faccio, lo faccio! Eh sì, devi buttarti via anche l'ultima cosa per rimanere in vita! Parati, parati! E chiudiamo il turno. Charge! Sei a top deck praticamente! Ok, messa come energia anche questa. Ok, si libera di un'energia, pesca uno, si pompa. Bene ma non benissimo. Certamente, incassiamo. Io devo arrivare ad awakenarmelo, raga.
È partito lentissimo il nostro avversario. Eravamo pieni di roba che non ci serviva niente perché non giocava carte nella battle area. Ah sì sì, scusa. Ok. Cosa che fa? Scegli il tuo leader o fino a una delle tue battle card e guadagna 15.000 per la battaglia. Dopodiché scegli una delle tue opponent battle card con un costo di 3 o meno e lo switch in rest mode. Va bene. Ah ok, qua mi attacca e me lo spacca, non c'è un granché da fare. Rip e Frieza. E tocca a noi, peschiamo. Sì, 3 o meno di costo, c'è un piccolo problema. Che è abnorme. È abnorme quel Broly. Allora, possiamo utilizzare questa. Confermiamo. E forse ho fatto un failure. Che roba era? Cos'è che faceva, scusate? Ah, in rest mode. Rippe. Però possiamo fare uno e possiamo fare due. Confermiamo il costo. Scegliamo il nostro leader. Pompati assai. Scegliamo anche lui. E chiudiamo lo step. Posso finalmente vincere. Mamma mia raga, quanto è durato sto match. Sembrava una cosa rapida e indolore per come era partito, ma Lineage of Evil l'ha presa Force. Non ha deluso raga. Broly annientato. Annientato. Raga, questo era il mio primo video. Spero che arrivino presto. Ma che outfit sarebbe? Spero che arrivino presto altri outfit, perché fanno un po' caccare questi attualmente disponibili. Ma il gioco mi sta gasando, raga, quindi vi porterò sicuramente altri contenuti. Scaricatevi la beta e spero che piacerà pure a voi. Un bacione a tutti, alla prossima!